Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale Mario Dedo. Vi ricordo importantissimo l'iscrizione al canale. Oggi siamo qui per una nuova avventura su questo gioco horror Madison. Iniziamo subito con il primo episodio. Vediamo già l'immagine della fotocamera che utilizzeremo durante il gioco. Ok, quindi ci consiglia di usare il flash anche per illuminare il gioco. Sente qualcuno dietro questa porta? Answer me that. Rispondi. Just answer me that. Papà. Your own family. Dad, please. Please talk to me. I don't understand what's going on. The hell were you thinking? What in the hell crossed your mind? Cosa diavolo ti è passato per la testa? You've ruined our family. Ok, prima porta è chiusa. What am I gonna do? You're not making any sense. Ok, ci servirà qualche oggetto per passare di qui. Cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato qualcosa, ok, scatola del sole. Luca. Scatola mia, ok. Non si vede niente. Andiamo di qua che c'è più illuminazione. Vuota. Ah, ok. Una TV. I have to find the handle. No, devo trovare una maniglia, ok. I have to find the handle. Ragazzi, dobbiamo trovare una maniglia. Che c'è qui? Ci riusciamo? Ok. Ok, forse ho trovato proprio la maniglia, ok. Ok, apriamo, cosa c'è? Un martello, a posto. Ok, usiamo il martello. Ancora? Okay. You are not my son! You are not my son. Tu non sei mio figlio. Quindi tu non sei mio padre. Grace was right. What an idiot I was. Taking you with them. Perché? Perché? Perché boh? Why is this happening to me? Questi rumori sono bruttissimi. Ci passo? Ok. Come on. Maybe I can get out to your grandpa's house. I gotta get out of here. Ok, indietro non si può andare più. Obbligati ad andare di qua, non si vede niente. Ok. Apriamo la porta. Ok. Un bel corridoio horror. Non penso col martello, no?
Ok, ci vuole una strana combinazione, ok. I need to find a way out Per trovare una via d'uscita. before Dad notices I'm here. Prima che papà. Ok, piove. Questa naturalmente è chiusa. Vaffanculo. Che cavolo è quello? Non lo sappiamo. Ok, proseguiamo con la nostra strada. Uso il martello per qualsiasi cosa, no? Tutto Wasn't there a door here? no? Non c'era una porta qui, io non la vedo. Qua è sempre chiuso, qui sono arrivato, vediamo questa cosa qua. Ok, un orologio. Ah, ok, si è aperta la porta qui. Ok. Come tutti gli horror, la porta si è chiusa da sola. Cos'è qui? Ma il mio regalo di compleanno, 16 anni, How did Luca. it get here? Ah, ecco la nostra macchina fotografica. Ok, tieni molto presa la macchina fotografica e scatta. Ok, facciamo una foto, facciamo una prova. È venuto abbastanza bene, ok. Questo è il nonno? Ok, scarafaggi. Ok, possiamo vedere all'interno e vedo sempre la TV, fiammiferi, dei quadri, delle scritte al muro, ok. La lettera qui? Ah, la foto del nonno, Grandpa was just like Dad. C'è niente più che posso prendere. Deve essere rotto, ok. Ci sono dei cassetti. Una chiave. Studio. Ok, che c'è più dentro? Niente. Ok, possiamo chiuderlo. Quello di sopra è chiuso. Qui abbiamo una combinazione. La data qual era? 1968, è possibile? Vabbè, siamo bloccati qui dentro. Ci sono tutte foto uguali di questa tizia. Ma senza occhi poi. Forse era la nonna. Porta chiusa. Quindi c'è la luce però qua, attenzione. Abbiamo visto che abbiamo trovato la macchina fotografica, proviamo a fare qualche foto. What?
sempre qua il problema della combinazione. Però abbiamo la porta aperta. Ok. Non si vede niente. Oh! Cazzo è! Che paura! Ok, di nuovo. Ma qui forse c'era l'orologio però. Qua stavamo andando di qua. Qualcosa che posso prendere? Tengo l'orologio. I should find a nail or something to hang it. Ok, potevamo appendere il nonno qui, però serve un chiodo. Dobbiamo trovare un chiodo. Ok, da qui siamo venuti, sempre questo panno. Ok, l'orologio ci sta e forse c'è un chiodo nell'orologio. Sì. Cosa stranissima però, abbiamo trovato il chiodo. Affanculo. Che paura quella. Ok, abbiamo il chiodo. Abbiamo il martello, abbiamo la cornice. Vai. Lui ha detto che qui c'era una porta, ma che non c'è la porta. Proviamo a fotografare di qua. Ok, qualcosa succede. Ok. Abbiamo rotto la cornice del nonno con una foto. Ah, ecco la porta. Vediamo se è lo studio questo. Se siamo fortunati è lo studio, ok. What the hell has Dad been doing here? Dove sta papà? Hai visto solo tuo papà, vabbè. Ah, questa televisione non funziona proprio. Qui abbiamo dei fiammiferi. All'interno c'è una chiave, ok. Forse sarà la chiave di questa porta. No. Di qua non si vede niente. Proviamo a fare una foto. Ok, c'è un'altra porta di qua. Questa qua è chiusa. Possiamo spiare qua dentro. Dad said he was repairing grandpa's house, but instead he's been investigating this woman. What is going on? Ma quindi è una scusa la riparazione della casa, anche perché la vedo tutta rotta. Ok, una serial killer di 43 anni. Ah, quindi sono tutte notizie di questa serial killer. Una donna satanista di 43 anni ha ucciso la tua sesta famiglia durante una cerimonia di stregonerie. Vabbè. Qui abbiamo visto che è chiusa, non c'è possibilità di entrare. Thank you.
foto alla TV? Sì, perché no? Allora, qua la chiave non ce la fa mettere. Rumori stranissimi. Ah, la porta adesso si apre? Ok. Bene. Una cassaforte. Priest Thomas? Padre Thomas. Ha una cassetta. E qui? Niente, ok. Chiudiamo i cassetti. Vediamo che c'è in questa cassaforte. Prendi. Quaderno di Luca. C'è una cassaforte per un quaderno di Luca. My notebook. Il tuo quaderno. So Dad's the one who took it away from me. It's empty. I don't remember drawing any of these. Gamba della sorella. Am I going insane? Braccio della mamma e testa del papà. Complimenti per i disegni. Quindi nella cassaforte abbiamo trovato un quaderno inutile. Va bene. Cosa c'è a terra? Niente. Affa. No, affa. Si è aperta un'altra porta. Ok, siamo arrivati in un'altra stanza. Grandpa's house. Ah, questa è la casa del nonno. I haven't been here since he died. Tutto rotto qua. La cucina del nonno. Fuck. This storm must have taken up the power. Ti pareva che se ne andava la corrente. I think Grandpa had a generator in the basement. Ok, quindi probabilmente dobbiamo andare in cantina. Vabbè, io vi saluto per questo primo episodio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.